Allora, era importante vincere, in quale maniera non era importante, però l'importante è fermare questo periodo di poca salute della Coccinella. Più che altro, più che poca salute, tanta sfortuna, siamo state proprio sfortunate, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto in tutte queste partite contro due grandi squadre tra l'altro. Oggi bisognava vincere per forza perché siamo molto superiori, però quello che ci ha fermato in queste giornate è stata più che altro la tanta sfortuna. Eh sì, perché è vero sì che sono arrivate dei risultati negativi, però la squadra non è che abbia rinunciato a giocare, anzi il suo gioco l'ha sempre fatto vedere, risultando anche molto pericolosa per l'avversaria. No, assolutamente, noi abbiamo giocato e non abbiamo temuto nel best, nella Roma, abbiamo giocato bene, forse meritavamo qualcosa di più, poi le partite sono fatte di episodi, però ci abbiamo messo tutto quello che potevamo e sicuramente non l'abbiamo sfigurato. Si arriva verso il finale di stagione, l'importante per la Coccinella era riportare punti, che ridà anche un po' di serenità in questo momento. Adesso non conosciamo l'entità dell'infortunio del vostro capitano, voi augurate tutti gli scongiuri del caso, si pensa comunque a guardare avanti anche con ottimismo in queste situazioni. Certo, ci auguriamo che l'infortunio sia il più semplice, il meno grave possibile, insomma, perché veramente sarebbe un duro colpo per tutta la squadra, perché già abbiamo parecchie assenze e siamo poche. Anche se manca poco, bisogna fare risultati utili per forza in queste ultime partite. Qualche piccola però notizia buona arriva dall'infermeria, perché sembra essere in ottima ripresa, soprattutto un'altra, Linda D'Alessio. Si spera che ci possa venire a dare una mano il prima possibile, perché è un giocatore fondamentale, ci è mancato nei momenti importanti, sicuramente l'aspettiamo volentieri, insomma. Giulia, può esserci ancora comunque l'occasione per tornare a vedere questa Coccinella che in questa stagione veramente ha entusiasmato, e possiamo anche dirlo che è stata la sorpresa di questo campionato al suo primo anno, al debutto nella categoria di Serie C, per magari entrare dalla porta di non proprio principale anche via playoff? Ma quello che ci auguriamo è questo, giocheremo per questo, mancano dopo questa tre partite, cerchiamo di prendere tutti i 9 punti, insomma, poi ovviamente qualche passo falso dalle altre squadre ci dovrà essere, noi ce l'auguriamo.